Ciao ragazze, benvenuti in questo Mi Preparo con voi. Scusate la luce, scusate la qualità, scusate tutto, perché la mia macchinetta fa schifo, come saprete. Ma questo video è in collaborazione con una ragazza dolcissima. L'ho conosciuta precisamente, dimmi se sbaglio, il 4 giugno e praticamente da lì ci stiamo scrivendo tutti i giorni. Lei è Sonia Candycat, vi lascio il link del suo canale qua sotto, anche del suo video. Chissà cosa ha fatto, io ancora devo vedere. E non mi spenderò tanto in parole perché prima di tutto sono timida e secondo non sono abituata a fare complimenti, elogi, cose così. Ok, a parte che è bellissima, poi è dolcissima, è molto, cioè praticamente è sincera, perché appunto la sento anche al di fuori. È bravissima, si merita molti molti più iscritti e voglio precisarvi che sono io che ho chiesto di collaborare con lei, quindi non è il contrario, quindi anche molto, cioè, mi piace come ragazza, io ti mando un bacione e mi vergogno comunque. E quindi inizio subito. Allora, stamattina sono uscita, sprovvediate comunque, sono uscita e quindi ho le sopracciglia fatte, la base senza blush né niente e ho messo solo il mascara perché sapevo di dover fare questo video e sinceramente non mi andava di struccarmi. Ecco, già mi sono macchiata. Questo in teoria è un video, in teoria anche in pratica, però quando usciamo con un ragazzo, lei è fidanzata quindi lo farà per quando va a cena fuori, io sono single, vabbè. E vi faccio vedere come mi trucco. Io di solito quando esco, anche la sera, soprattutto d'estate, lascio gli occhi liberi. Come cavolo si apre sto coso? E quindi ecco, metto solo il mascara. Voglio provare un pochino, proverò un pochino di prodotti nuovi nel frattempo con questa occasione. Come sapete, chi mi segue su Instagram, la Inglot no, mi ha inviato qualche prodottino e oggi voglio provare per la prima volta questo pigmento numero 70. Sì, non vedrete una mazza, però voglio fare un trucco carino. Allora, calcolando che ho già il mascara, vado innanzitutto, se sentite dei rumori, sono quelli che fanno i lavori, vado a mettere prima di tutto questo ombretto di Essence che si chiama Love Nude. Comunque, se, cioè, io parlo tanto, quindi faccio prima a parlare senza mostrarvi i trucchi e ve li metto scritti tutti sotto. Uso questo ombrettino da notare il casino perché che pennello posso usare? Ok. Oddio. Perché quando stamattina sono uscita, mi sono truccata, ho dormito fino al massimo che potevo dormire, così mi sono truccata e ho lasciato tutto in disordine. Ditemi che anche voi quando vi truccate non rimettete i trucchi subito a posto. Vado a fare una leggera ombreggiatura. Vi stavo dicendo di Sonia che gli ho chiesto io di collaborare, ve lo dico perché si potrebbe pensare che avendo io più iscritti di lei, uno pensa, vabbè, gliel'ha chiesto per questo motivo. Invece gliel'ho chiesto io perché mi piacciono i suoi video, l'ho vista da Nadia Tempest. Io Nadia Tempest l'ho incontrata di persona, anche lei è umile, uguale a come si pone nei video, ok, non cadere. E quindi mi sono fidata, sono andata a vedere un video di Candy e di conseguenza li ho visti tutti. Metto quest'altro ombretto, stavolta su tutta la palpebra. E poi gli ho chiesto io appunto di. Non vedo neanche io cosa sto facendo perché la luce qua sta andando via, è tutto buio. Comunque è un marrone dorato. Poi vabbè, lo vedrete meglio nell'anteprima. E mi ricordo, cioè, praticamente una ragazza le ha anche detto durante una sua live di Sonia Candycat, che praticamente io le chiedevo di collaborare per, cioè sarei stata tipo una lecchina, no? E per non perdere gli iscritti. Ragazzi, io non sono così. Anche perché vi voglio dire una cosa, se io volessi aumentare veramente gli iscritti in un batter d'occhio, praticamente, oddio, tutto il fallout, praticamente potrei farlo subito, perché come sapete io conosco Anthony Di Francesco, lo vedo praticamente tutti i giorni, l'ho visto anche prima, perché mi ha aiutato a girare un video, e l'ho visto alla festa di Alessia, vabbè, lo vedo sempre, quindi cioè, potrei comunque metterlo nel titolo, oppure nell'anteprima, oppure farci proprio dei video insieme, no? Ma non me ne frega niente, cioè, le occasioni ce le ho per crescere, ma non me ne frega sinceramente nulla.
non ne approfitto, io sono fatta così. Dato che questo marrone è un po' troppo chiaro, ne prendo uno più scuro. Ah no, eccolo. Prendo questo di Kiko, non vedo nulla lo stesso. Queste luci fanno schifo. Devo assolutamente rimediare. Io quando faccio e mi preparo con voi, dico sempre, ma di che cosa devo, di che cosa posso parlare, insomma, perché non mi sono programmata assolutamente nulla, però poi mi viene sempre qualcosa da dirvi. Sta venendo malissimo. Meno male che con la sera il trucco si vede un po' di un pochino di meno. Ma che, boh, io non mi so truccare più. È successo qualcosa. Devo aver preso una botta e il mio cervello deve aver subito i danni nella zona che mi dice come mi devo truccare. Ma il Fallout? Ne vogliamo parlare? Ah, ragazzi. Boh. Come sono brava. Potrei fare la truccatrice. Io non so se vi capitano quei giorni in cui vi truccate da schifo. Vabbè. Meglio che pulisca subito questo fallout, sì. Oddio, subito. Sembra che io abbia le occhiaie. Beh, io le ho le occhiaie. Sembra che io abbia molti più occhiaie del solito. Ma io non so se è questo ombretto o sono io che non mi so truccare. E ovviamente succede sempre quando devo fare video. Avevo in mente un trucco fighissimo. E invece mai. Per illuminare, apriti. Apriti sesamo. Vado a prendere un bianco e lo metto all'interno dell'occhio. Questo si vede, Non capisco cosa mi sia successo oggi. L'altro giorno la mia amica Elisa mi ha fatto un servizio fotografico al mare. Praticamente pensava che dovesse piovere, non ha piovuto e quindi comunque è rimasta senza modella, perché la modella si era organizzata appunto per la settimana prossima sapendo che sarebbe dovuto piovere. Che italiano. E praticamente io gli ho detto va bene, vengo subito. Il mio primo servizio fotografico. Ho già messo 3 foto su Facebook e sulla pagina pubblica. Ma aspetto le altre, io sono molto curiosa. Perché come sapete mi vedo asimmetrica, quindi qualcuno che mi fa le foto con la reflex, ho pensato, beh, finalmente vedrò come sono fatta, finalmente. Beh, mi faccio semplicemente una linea di matita nera, meno male che ho già il mascara, perché se no ciao. Ho linea fatta, mi è venuta decente, direi, e la faccio pure dall'altra parte. Come pensavo, non sono venute uguali, ma è impossibile che vengano uguali, anche perché, se non mi ricordo male, il nostro viso, soprattutto il mio, è asimmetrico. Ma io spero di inquadrarmi, sapete, con la macchinetta sfasciata? Quello che voglio fare adesso, pensiamo, no, cioè nella mia mente, perché poi il trucco non verrà mai come dico io, è fare una linea di verde sfumata qua sotto con l'ombretto, col pigmento Inglot, che è praticamente un verde bottiglia shimmer. Vediamo un po' se ci riesco. Innanzitutto volevo mettere la matita nera anche dentro l'occhio. Mi stavo dicendo del servizio fotografico e niente, siamo andate al mare. Io ho fatto 2 cambi in uno, come avete visto nelle foto, stavo in pantaloncini e con un crop top e bianco con le righe blu. Stavo dicendo bianco con le righe bianche e blu, ma si ho già detto bianco, e quindi quello. E poi lei mi disse rimani con i capelli sciolti. Mi ha preso un colpo perché faceva caldissimo, come dalle mie previsioni. Sono ancora una meteorologa mancata, non vi preoccupate. Però sono stata un sacco contenta perché mi sono divertita, ero molto tesa perché non sapevo come dovevo mettermi, però per fortuna me lo diceva lei. Quando mi sono dovuta cambiare ho perso il cellulare, ma poi l'ho ritrovato. Praticamente che è successo? L'ho posato, perché mi ricordo tutto, l'ho posato nell'angolo del lavandino,
perché non potevo posarlo per terra perché faceva schifo. Odio i bagni pubblici, io li odio con tutto il cuore. E mi sono cambiata e poi per la fretta siamo andati via. Cerco il telefono nella borsa, non lo trovo. Panico. La mia amica scrivermi, ero anche online su WhatsApp, entravo e uscivo, chiamava, niente, ero impanicata. Però non più di tanto, tanto procedo, non più di tanto perché mi dicevo, vabbè, me lo ricompro, tanto quel telefono è costato 100 euro, me lo ricompro, non è che ero un iPhone, non ero disperata. E che cavolo devo fare? Pennello. Eccoti. Quindi, però mi dispiaceva per le foto e per le conversazioni, no? E per i numeri di telefono. Proviamo questo ombretto. Bello pigmentato. Vediamo un po'. Ditemi se si vede. Tanto da lì non si vedrà sicuramente nulla. Poi vi metterò la foto di Antepoima. A me piace. Devo solo capire come gestirlo, perché non so neanche... Oddio, l'ho messo troppo. Bene, ho già sbagliato. E che vi stavo dicendo? Ah sì, poi per fortuna ha risposto. Cioè, il mio telefono ha risposto. E praticamente l'avevano portato alla cassa dello stabilimento. E quindi l'ho ritrovato. Questo ombretto è bellissimo, ma io non lo so mettere. Ho sbagliato tutto. Voglio mettere un altro po' di matita però all'esterno per fare un po' di intensità qui. E niente, vi ho fatto questo servizio. Poi, come vi ho detto, mi sono cambiata, ho messo i pantaloncini, un altro paio di pantaloncini a vita alta, perché Elisa, sono nel periodo del mese, Elisa, la mia amica, mi ha detto, entra in acqua. Non posso. Ma sì, non ti faccio bagnare. Mi ha fatto bagnare, quindi tutti i pantaloncini. Mi sono cambiata di corsa, mi sono messa quelli a vita alta di Bershka. Scusate se non si vedrà quasi nulla, però sono piegata. Però spero di tenervi compagnia lo stesso. Io lo so che verrò piegata nell'inquadratura perché lo sento. Quindi avevo pantaloncini a vita alta e una camicetta geometrica bianca e nera, però legata col nodino stile pin-up, e sempre i capelli mossi sciolti. Che dite? Ma allora, il pigmento mi piace molto. È pigmentato, il colore è bello, però devo capire come gestirlo e come sfumarlo. Comunque il numero 70, grazie per avermelo inviato. Sto provando a mettere un po' di ombretto bianco, quello di prima, qua sotto, per sfumare un po' il verde. Credo che venga bene. Adesso metto un po' di correttore, che se n'è andato via perché stamattina... Dov'è il correttore? Eccolo, ce l'avevo davanti, perché da stamattina se n'è bello che andato. Io sto ancora aspettando le foto, Elisa. Quindi preparati. Cioè, preparati. Sono molto curiosa. Vabbè, metto questo correttore, sperando che risolva un po' il problema di tutto il casino che ho fatto qua. Col correttore va leggermente meglio. Lo fisso con la cipria. Io voglio fissare il correttore con la cipria, però altrimenti mi va ancora più nelle pieghe di quanto non mi vada con la cipria. Però mi devo accontentare. Sembro una vecchia. Io da piccola, proprio una cosa, ce l'ha pure mia sorella, le rughette sotto gli occhi. Manco che avessi 80 anni, però ce le ho. Che ci devo fare? Me le tengo. E chi è che mi scrive? Michele e Sonia! Mi hai appena scritto tu. Sonia, ti risponderò dopo, perché non posso neanche dire cosa mi stai scrivendo, sono cose personali. Comunque, ripasso il mascara perché non fa mai male. Devo dire che col mascara sotto mi piace, perché appunto il nero sul verde, no, fa quella cosa carina. Ho poche ciglia sotto, come sempre, però non mi dispiace. Tra poco il musical, cioè il musical si fa sempre più vivo e presente. Alessia ha pure affittato una casa con tutti i ragazzi vicino a casa mia. E per 15 giorni ovviamente non ci sarò, perché magari ci andrò un paio di giorni così, no? A vedere un pomeriggio le prove. Però appunto sono super impegnatissima. E intanto vado a fare un po' di contouring. Ok. E il 4 luglio c'è il musical. Io e Anthony facciamo due gatti futuristici che si impersonano rispettivamente.
in me Cappalicious e in Anthony Di Francesco, e noi presentiamo i gatti, li commentiamo e poi io entrerò in scena a metà mentre Alessia canta Memory e canterò un pezzetto dal vivo. Sono molto ansiosa perché è la prima volta che mi vedranno cantare gli spettatori, sono molto agitata e quindi speriamo che vada tutto bene. Dobbiamo anche registrare delle nostre scene, appunto, che andranno in onda sullo schermo, io e Anthony, ma quello, ma Anthony non è mai libero perché ha mille cose da fare, mille eventi, voi, chi lo conosce lo sa, però vediamo, sfumo un po' il contouring e poi blush, che in questo caso è di Catrice. Quindi mettiamo anche il blush. Madonna quanto ne ho messo leggermente un tantino. Sfumo anche il blush e voglio provare sulle labbra, intanto faccio il contorno, voglio provare e il glossy stick, intanto faccio appunto il contorno con questa matita. Ok, il contorno l'ho fatto più o meno, provo questo qua che è il numero 8, che si chiama, non so come si chiama, che si chiama, non ha, cioè il nome ce l'ha, però avevo staccato l'etichetta qui. Vediamo un po' com'è. Allora, lo sento idratante, ok. È colorato, sì, però non troppo, non così. Dà un tocco di colore. È idratante. Naturalmente non so quanto regge. Non fa grumi. Direi che mi piace. Questo qua. Mi piace. Numero 08. Allora, il video è finito. Ho parlato di cose così a vanvera. Io spero di essermi inquadrata, spero che il video vi piaccia. Andate a vedere quello di Sonia. Ti mando ancora un bacione e non vedo l'ora di vedere il tuo trucco, che sicuramente sarà molto più bello del mio. Lo so, io uso sempre marroncini e verdi, però ero curiosissima di provare questo e anche per vedere la durata dei prodotti. Vi segno tutti, se tutti gli ingredienti, tutti i nomi dei prodotti che ho utilizzato qua sotto nell'info box. Non so perché faccio così, tipo rapper, vabbè. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!